Ciao a tutti ragazzi, sono Leonas e questo oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Dokkan versione global per andare ragazzi a finire il pool che abbiamo iniziato quest'oggi alle 12, perché per appunto ragazzi andremo a pullare i ticket sulla base di Gogeta LR. Per chi ha visto il video di oggi sa che non è andata granché, però comunque ragazzi mi raccomando recuperate quel video perché comunque è stato davvero epico. Soprattutto ragazzi recuperate i due video di ieri perché sono stati qualcosa di leggendario, qualcosa di mai esistito qua sul canale, davvero davvero. I link ovviamente i video li trovate qua sotto sul canale, ma anche qua sopra nelle schede. Qua sotto in descrizione trovate il link alla pagina Facebook di The Random Heroes, che è grazie a loro che posso fare questi video pull. Infatti ringrazio davvero tantissimo Massimiliano. Ragazzi mi raccomando, se volete pullare anche voi stone in quantità maggiori ma un prezzo ancora più basso, mi raccomando la pagina Facebook di The Random Heroes è la pagina che fa per voi. Contattate Massimiliano Longo e ditegli che vi ha mandato Leonas. Detto questo, partiamo ragazzi con le prime singole. Dai, voglio portare anche Gogeta a full ability. Anche lui voglio portarlo a full ability ragazzi, perché se lo portiamo anche lui a full ability, io mi sposto sul global. L'ho detta e la ripeto, mi sposto sul global. 1, 2 in singola. Dai, Frost. Voglio trovare almeno una copia di Gogeta in questi 37 ticket. Almeno una, non chiedo tanto, ma almeno una copia voglio trovarla. Dai, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale subitissimo se vi piacciono questi tipi di video, se siete carichi al massimo come me. E ovviamente ragazzi un bel like, un bel pollice all'insù in tutti i video, perché ragazzi io mi impegno davvero tantissimo e mi piacerebbe che per appunto anche voi mi supportiate. Quindi ragazzi ringrazio tutti coloro che hanno appena messo un like, ringrazio tutti coloro che si sono già iscritti in passato e che per appunto si sono iscritti ora, ovviamente i nuovi arrivati. Quindi ragazzi vi ringrazio davvero tutti, perché siete davvero i migliori. La famiglia di Leonas è grande e arriveremo a livelli astronomici. Dai! Dai! Intanto ragazzi il gruppo Telegram è qua sotto in descrizione, il link ovviamente, e anche il canale Discord. Tutti sono i benvenuti, Super Saiyan 2 per la singola. Dai ragazzi, un bel pollice all'insù per trovare un altro Gogeta LR. Lo dovevamo portare ad Ability Full e per il momento avevamo ad Ability 1. Quindi ragazzi, mi raccomando, belli carichi, ancora una volta lo ripeterò per sempre, fino a che non lo portiamo a Full Ability, e a quel momento ragazzi il canale esploderà. Dai! Release Yellow. Niente Super Saiyan. Attenzione, potrebbe significare qualcosa? Attenzione, niente, non significa niente. Non significa niente. Yahoo è sempre tra i piedi. Prossima singola. Ce la possiamo fare. Dai. Mister Satan a sinistra. Release Yellow. No, niente Super Saiyan. Quindi ora è probabile ci sia il Bye Guys. Niente, bye guys. Ciao. Ok, non sta andando granché anche questi ticket. Cioè, Gogeta è molto più sfigato rispetto a Vegeta per quanto riguarda i pull. Davvero. Ok, un pod. Ok, niente Super Saiyan. Ci sta davvero tantissimo. Dai. Ok, Goten. Per il momento ancora sta andando molto male, ragazzi. Purtroppo aggiungerei un ticket. Dai, poi facciamo le tre multi. E anche per quanto riguarda questo video con i ticket su Gogeta, terminerà qua ragazzi. Poi se anche con questo, se anche con questi ticket non lo porteremo a full ability, ovviamente ragazzi come vi ho promesso arriveranno altri video su Gogeta per portarlo a full ability. Vi ho promesso e lo porteremo a full ability, ve lo giuro. Tre multi a disposizione adesso. Dai, belli cariche tutte le mani al cielo ragazzi. Carichiamo questa Genkidama. Per chi vuole fare una multi di gruppo insieme a me è il momento giusto, gli do tutta la mia fortuna, ovviamente anche voi datemi la vostra. Ragazzi mi raccomando, mani al cielo. Per chi vuole fare una multi è il momento giusto. 3, 2, 1. Kamehameha! Vai! Super Saiyan, release Yellow. 1, 2. Niente, terzo livello. Primo multi con i ticket da Gogeta, dai. Radish. Gohan. Ub. Simbal. Janemba. Ginyu. Super Buu. Probabili.
Taupai e Goku fisico blu. Attenzione, molti di merda, scusate il termine ancora una volta, ma è vero, davvero molti è andata malissimo. Spero che in questo ticket, ragazzi, di trovare almeno una copia di Gogeta, ma almeno una, ragazzi, lo spero con tutto il cuore. Tre pod, release Arcobaleno, Super Saiyan, mi confondo sempre tra release Yellow e Arcobaleno, oppure Rainbow, come volete chiamarlo, oppure release Giallo, per intendersi, è quello il colore, in qualunque lingua del mondo lo diciate, è quello il colore. Tanto Super Saiyan 2, Gohan, Mr. Satan, Nappa, Vegeta, C17, niente ragazzi, Gogeta non vuole uscire. Vabbè, ma Gogeta quarto livello ovviamente esce, cioè ragazzi, ma perché? Ce l'ho due ad ability full, a full ability, e ora ce n'è anche un altro, ma cosa me ne faccio di tutti questi Gogeta quarto livello? Goku Super Saiyan 2 fisico, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Questo è un SSR che non esiste più nel gioco tra poco, da quanto è vecchio. Ultimo multi di giornata, ragazzi, nei ticket, ragazzi, per oggi è andata molto molto male su Gogeta rispetto a ieri, ragazzi, completamente diversa la situazione. Eppure io sto registrando totalmente di fila, perché sperando di tenermi da parte il culo che ho avuto su Vegeta, invece no, assolutamente no. Ultimo multi, Pan, Cacao, Recold, Vegeta, Dottor Gero, C17, Genio, poi GSSR, Trunks, no scusate, ok, GSSR, Goten, ma perché ragazzi? Ma perché? Me lo potete dire per favore? Perché? Questo video, ragazzi, non termina qua, abbiamo ancora qualche singola a disposizione, la facciamo, speriamo che siano le singole della vita, ragazzi. Mister Satan a sinistra, release Yellow, niente Super Saiyan, speriamo in un bye guys e speriamo che sia lui, niente bye guys, il dragone verde abbiamo trovato, meglio chiamarlo così che il suo nome effettivo, perché sono nomi completamente strani davvero, che io lo ammetto, non me li ricordo questi nomi, dai, release Yellow, niente Super Saiyan. Niente, Super Saiyan, 8 stone me le tengo per aumentare fino al massimo il box, ragazzi, quindi abbiamo ancora l'ultima singola e poi purtroppo, ragazzi, il video termina qua. Come vi ho promesso, ragazzi, avendo portato Vegeta in Tellera a full ability, voglio portare anche Gogeta a full ability. Non mi interessa quante stone ci dovrò buttare, ma a questo punto, se uno ha full ability, anche l'altro deve essere a full ability, visto che comunque Gogeta mi servirebbe di più rispetto a Vegeta. Quindi, ragazzi, mi raccomando, arriveranno anche altri video su queste batch. Su questa bacia, perché su quella di Vegeta abbiamo chiuso definitivamente per sempre. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ringrazio davvero tantissimo per la visione. Per il momento il bottino attuale è Vegeta in Tellera full ability, che ancora devo portare a full ability, ma comunque ho ancora per le tre carte SSR ancora nel box. Lui purtroppo ancora ad ability 1. Quindi ragazzi, nel prossimo video pull, che sicuramente arriverà a giorni, dovremo pullare tre Gogeta LR. Se li pulleremo, l'avremo portato anche lui a full ability. E quindi, ragazzi, avremo le due LR dell'anniversario a full ability con meno di 3000 stone. Quindi, ragazzi, belli carichi e al massimo anche. Detto questo, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un bel like e un commentino qua sotto. Condividete questo video, ragazzi. Mi raccomando, siete i migliori. Io vi ringrazio davvero tantissimo per la visione. Noi ci vediamo domani con un altro fantasticissimo video. Vi invito a recuperare tutti i video precedenti. Vi ringrazio ancora e ciao a tutti.